Amar, ovvero Made in Italy al 100%. Made in Italy e stoffe Made in Italy. In Como esattamente? Voi usate delle sete, dei tessuti molto particolari. Esattamente, sì. In realtà non è tutto Made in Como, è divisa la nostra collezione tra il Made in Como con tessuti di Como, laboratorio a Como, e poi abbiamo una linea che invece facciamo in Corea. Io ho una nuora coreana che se ne occupa lei, e è il plissé, è un altro nostro punto di forza. Ecco, ci alterniamo su queste due frange di produzione. Le vostre collezioni si distinguono per una grandissima versatilità, non solo nei colori ma anche nelle forme. Esattamente, sono quasi tutti abiti in taglia unica, quindi dei free size che si possono sistemare con delle cinture, con delle fibbie per accorciarlo, allungarlo, insomma molto duttili, diciamo, e vanno bene un po' a tutti. Quello che state presentando qui ad OMI in questa edizione è anche parte della nuova collezione. È solamente la nuova collezione, autunno-inverno 2018-19. Allora ci racconti colori e forme che non devono mancare nei nostri guardaroba. No, allora dipende dal momento chiaramente, per il giorno vabbè il basico grigio, blu, nero, ok, più che altro, magari con dentro degli apporti colorati, appunto le stoffe colorate di Como, gli jacquard, i matelassé eccetera, questo per il giorno. Per il pomeriggio, la sera, cioè quindi ho l'evento, la cerimonia, la cena, la bella cena, abbiamo del plissé, abbiamo delle gonne, abbiamo del taftà molto elegante, gonne che diventano abiti, giacche reversibili e capovolgibili, quindi corta, lunga, dritto, rovescio. C'è da divertirsi.